Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio proporvi questo bellissimo punto traforato che ben si presta a diverse realizzazioni. E si può utilizzare infatti per maglie estive, top, ma anche per delle copertine. Il punto vedrete che è semplice e si sviluppa solo su quattro ferri e di questi quattro ferri i ferri pari, cioè il rovescio del lavoro, si lavora tutto al rovescio. E il modulo è di 9 maglie più una e il più uno, ricordate che va conteggiato sempre alla fine. E a questo bisogna aggiungere 2 maglie di margine perché il modulo, come vedrete, nel primo ferro termina con un gettato, quindi anche nel campione fate sempre la maglia di margine. Io per esempio ho messo 30 maglie, quindi 9 per 3, 27 maglie, più una 28 e più 2 di margine 30. Bene, spero di essere chiara nella spiegazione e ora procediamo. Allora, primo giro. Una maglia di margine. Un dritto, un altro dritto, un gettato, due maglie a dritto, un accavallato che si lavora lasciando passare una maglia senza lavorarla e la maglia successiva lavorata a dritto e si accavalla la maglia non lavorata su quella lavorata. Poi 2 maglie insieme a dritto, 2 maglie a dritto, un gettato. Diciamo che il modulo finisce così. Poi si riprende con un dritto, un gettato, 2 maglie a dritto, un accavallato. Due maglie prese insieme a dritto, due maglie a dritto, un gettato, un dritto, un gettato, due maglie a dritto, un accavallato, due maglie a dritto. Insieme e 2 maglie a dritto e si conclude con un gettato e una maglia di vivagno. Allora procediamo con il terzo ferro. Il secondo ferro e tutti i ferri pari, praticamente tutto il rovescio del lavoro, si lavora a rovescio. Terzo ferro. Una maglia di margine, un dritto, un gettato, due maglie a dritto, un accavallato, due maglie insieme a dritto, due maglie a dritto. Un gettato, un dritto, un gettato, due dritti, un accavallato, due maglie insieme a dritto, due dritti, un gettato, scusate. Un dritto, un gettato, due maglie a dritto, un accavallato, due maglie insieme a dritto, due dritti,
un gettato, un dritto, si conclude così, e una maglia di margine. Poi il quarto ed ultimo ferro dello schema si lavora sempre a rovescio. Il video termina qui, spero di essere stata chiara e se avete delle domande scrivetemi pure. Ciao, a presto!